Quando è che il sacerdote dice il mistero della fede? Del calice. La fede non è un traguardo situato in fondo al viale della ragione. Che voglio dire? Che la nostra mente, per quanto si possa sforzare, non arriverebbe mai a questo traguardo dove c'è il mistero. Di fronte al mistero la mente si ferma. È una luce troppo piccola per illuminare la notte in cui si avvolge il mistero di Dio. È in alto come il sole, questo mistero, in alto come il sole. Noi lo vediamo il sole? Sì? Tu lo vedi? Ci sei mai arrivato a toccarlo? No. Così è qui, il mistero della fede. Lo pronunciamo, ci crediamo, quindi lo professiamo, però il mistero rimane sempre di là, dal limite della nostra ragione. È in alto come il sole. La ragione ha bisogno di volare per raggiungerla, ma le mancano le ali, ha occhi che intravedono. I nostri occhi intravedono, voglio dire gli occhi dell'anima. L'anima nostra intravede il mistero, lo sfiora, ne gode, ci crede, però non l'abbraccia possessivamente di propria sua capacità. Tant'è che Gesù ci ha rivelato questo. Nessuno avrebbe osato pensare che un pezzo di pane e un po' di vino potessero diventare il corpo e il sangue di Dio. La fede ha bisogno di rivelazione divina per essere conosciuta. Dio opere per essere provata. Se parliamo, qualunque fede viene proposta, che poi diventa solo religione, non fede, la nostra religione è fede. Ogni altra religione non è fede, è solo un credere nell'invisibile, forse anche possiamo dire nell'onnipotente, perché l'idea di Dio ha fatto sempre paura a chi ne ha soltanto così velatamente, larvatamente un'immagine. Ma non può e non sa andare oltre. Ecco perché capitava nell'antichità che si facessero sacrifici umani a Dio senza sapere chi è. Allora, la fede ha bisogno di rivelazione divina per essere conosciuta, di opere per essere provate. Chi può rivelarci la fede? L'ho detto già, solo Dio, la divinità, rivelazione divina. E a noi quale parte tocca? Ecco, credere. Dopo che la fede è stata rivelata e provata, la prova della fede ce l'abbiamo? Certo, è il miracolo che fa Dio, di farsi conoscere, di venire a rivelarci la sua volontà attraverso i comandamenti. Quindi noi conosciamo, però abbiamo bisogno ancora di aiuto di Dio per realizzare il progetto di Dio e quindi compiere le opere che provino la nostra fede. Dice San Giacomo, se tu dici di credere ma non mi dai la prova con le opere, io la tua fede non la vedo e non ci credo. Bisogno di grazia per essere accolta. Dunque,
noi crediamo già in forza di una grazia che Dio ci dà. È come dire che Dio deve entrare, ma noi non sapremo aprire la nostra porta, la porta della nostra intelligenza e della nostra anima. È Dio stesso che deve fare questo. Però una volta che noi l'abbiamo accettato, poi Lui ci lascia la chiave. E la prossima volta che viene, se lo vogliamo far entrare, sì, allora Dio entra e rimane con noi. Altrimenti se ne va il Signore. Non mi vuoi? Io ti ho dato la possibilità, ti ho aperto la porta per farmi entrare. Tu me la richiudi in faccia e allora io me ne vado. Chi cerca con sincerità arriva fino alla verità. Questo è un passo della Bibbia. Chi cerca Dio sinceramente lo trova. Dio non si nega a nessuno che lo cerca con la sincerità del cuore. Capite bene, non è un tormento la ricerca di Dio, un pellegrinaggio all'infinito verso il vago. Ti metti col desiderio di arrivare a Dio, è Lui che viene a te, si rivela a te. Chi cerca con sincerità arriva fino alla verità. La fede non è una frazione del vero, ma è la verità assoluta. Non è che io, avendo tutti i principi della fede, cioè il credo contiene gli articoli principali, io vado ancora in cerca della verità come se non fossi accontentato di quello che mi è stato rivelato. Non c'è ancora da cercare. Capite? Quando noi andremo in cielo, tutte le verità che qui crediamo le vediamo in realtà, le vediamo, le vedremo, constateremo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Madonna, Regina del Cielo e della Terra, la gloria dei Santi, la gioia degli Angeli. Vedremo questa umanità risorta, e che è la prova più grande della nostra fede. Quindi è la verità assoluta. Trovarla equivale a trovare Dio, perché Dio è verità, Deus veritas est, Deus caritas est e Deus veritas est. E allora, importante è chiarire la differenza tra fede e religione, quello che accennavo prima. Tutti i popoli hanno sempre avuto una religione. Religio vuol dire sentire il richiamo del divino, però richiamo del divino, ti chiamo da lontano, ma tu per riconoscere la voce devi essere preparato e ti prepara lui. Come giustamente disse l'attento Cicerone, lui lo disse, non c'è popolo senza religione. Ogni religione esprime un culto, si basa su regole dottrinali, morali e sociali. Ogni religione ha queste regole, ma se è senza la rivelazione di Dio, rimane nel raggio di una pura etica, e lì incominciano tutte le regole terribili, le morali, per cui se contravviene a una di queste regole, t'ammazzano. Basta pensare un attimo al mondo musulmano: se sgarri sei finito, t'ammazzano, ti uccidono. Dio non sarebbe così con gli uomini, non lo è, non lo è stato. Ha mandato a morire il Figlio per liberare noi dalla morte. Dunque, una pura etica, fosse anche saggia e severa, ma è saggia fino a un certo punto, perché cominciano ad ammettere delle sanzioni, dei castighi che Dio stesso non accetta. La Bibbia è il libro sacro che contiene, fra l'altro,
i 10 comandamenti consegnati da Dio a Mosè e che Mosè scrisse su 2 tavole di pietra. Questo lo sapete dalla Bibbia. Gesù confermò la legge e completò ciò che mancava a quanto già scritto, oppure annunciato dai profeti. Non sono venuto a distruggere, ma a completare, dice Gesù. Gesù ha affermato e confermato con i prodigi di essere il tanto atteso Messia, mandato dal Padre a redimere il mondo. Ricordate la prima volta che si alzò nella sinagoga di Nazareth? E gli diede l'inserviente il rotolo da leggere. Lui aprì il rotolo, era il passo di Isaia con la profezia che si riferiva proprio a lui. Infatti, dopo aver terminato la lettura, ha detto: questo passo che avete ascoltato oggi è davanti a voi, si riferisce proprio a me, sono io qui presente. Gesù incarnato è il grande annunzio. Noi quando diciamo l'annunzio intendiamo l'annuncio che fa Gesù, cioè il Vangelo dato a noi da Gesù. Ma adesso io voglio dire che Gesù stesso è l'annuncio dato a noi dal Padre. È la grande gioia cantata dagli angeli ai pastori che vegliavano il gregge sulle colline di Betlemme. Sull'altare il celebrante annunzia Gesù nel sacramento della Santissima Eucaristia. Ecco il mistero della fede. L'Apostolo Paolo confessa che la forza della sua volontà è quella di tutti i santi e la fede nel Figlio di Dio. Questa è la forza, la fede nel Figlio di Dio. E San Giovanni, evangelista, aggiunge: questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Guardate che lo mette al passato, né al presente né al futuro. Avete capito, San Giovanni? Questa è la vittoria che ha vinto il mondo. Per noi ormai c'è la certezza assoluta che il male non potrà più vincere. Il demonio potrà tentare, abbaiare, ma non è più il padrone dell'umanità come prima della venuta di Gesù, per cui le possessioni diaboliche erano all'ordine del giorno. Gesù disse a San Pietro, dopo la preghiera che fece: ho visto Satana cadere come folgore dal cielo, stramazzare, insomma. La liturgia mette sulle labbra dei fedeli una risposta intelligente e gioiosa. La sapete qual è? È proprio la conclusione completa che conferma la parola con cui il sacerdote annuncia il mistero della fede. Ok, qui abbiamo terminato.